Bene, e quindi siamo speriamo live. Che vada bene. Buonasera a tutti. Siamo live. Io sono Roberto Reale, presidente Utopia. Stasera abbiamo l'onore di avere nuovamente come ospite Fulvio Ananasso, presidente di Stati Generali dell'Innovazione. Parliamo stasera di etica dell'innovazione, di economia digitale e di una serie di aspetti su cui Fulvio poi ci illuminerà. Che sono di assoluta attualità. Stiamo vivendo un'era, un momento storico in cui molte questioni tornano all'attenzione. Ad esempio, cosa succede al lavoro? Qual è il futuro del lavoro in una economia che è sempre più dominata dalle grandi piattaforme, dai grandi player del digitale. Lo leggevo prima un articolo sul New York Times che faceva notare come Amazon in 10 mesi abbia assunto 425.000 dipendenti nel mondo, e questo è un numero che probabilmente non era mai stato raggiunto prima nella storia. Ma quanti sono magari i posti che l'economia digitale, i posti di lavoro che l'economia digitale invece ha distrutto? Ce ne sono? È possibile misurare il rapporto tra i posti distrutti e i posti creati? E che cosa succede, ad esempio, ai lavoratori che perdono il posto, appunto, a causa della trasformazione digitale e che devono reinventarsi? Questo è soltanto uno dei tanti aspetti. Fulvio non ha bisogno di presentazione, è stato docente universitario, è stato manager, è stato direttore del centro studi di Agicom, oggi è presidente di Stati Generali dell'Innovazione ed è appunto la seconda volta che abbiamo il piacere e l'onore di averlo con noi all'interno del ciclo, del nostro ciclo di webinar Restart. Vi ricordo che Restart peraltro è un'iniziativa che è inclusa all'interno di Repubblica Digitale, l'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è un'iniziativa strategica che è volta alla riduzione del gap digitale e alla formazione continua. Bene, Fulvio, the floor is yours. Direi di entrare subito nel vivo dell'argomento. Benissimo. So che tu hai tantissime slide da presentarci, quindi ti interromperò il meno possibile, sì. Però qualche volta ti faccio okay. Qualche domanda. Grazie Roberto e buonasera a tutti. In effetti alcune delle cose che ha detto Roberto cercherò di dare una risposta. Parlerò proprio anche di Amazon, dei clienti, dei dipendenti, ma di un certo numero di cose di cui il lavoro è una delle cose. Ci sono un sacco di temi, purtroppo oggi, e dico purtroppo, collegati all'etica, perché le nuove tecnologie, oltre a indubbiamente creano nuove opportunità, ma indubbiamente sul medio termine, breve e medio termine, cancellano opportunità di lavoro, poi ne creano altre. In realtà le nuove tecnologie oggi siamo un po' quasi schiacciati dalle nuove tecnologie, e se non riscopriamo un po' di etica si mette male, perché ci sono troppi campi in cui noi possiamo distruggere il mondo, possiamo distruggere le nostre democrazie, se non cominciamo proprio a programmare le nostre macchine di intelligenza artificiale cercando proprio di iniettarci dentro un po' di etica. Non è facile, ma quindi ne parleremo. Allora, intanto ringrazio come al solito Roberto per le consuete e non completamente meritate belle parole, ma insomma partiamo. Allora, intanto due slide proprio per dire chi siamo a chi non ci conosce. Noi in realtà, no, veramente sono tre ma non due, siamo un'associazione nata 9 anni fa, proprio di questi giorni, 9 anni e qualcosa anzi, e abbiamo diciamo delle competenze tipicamente di tipo tecnologico, le famose le STEM o STEAM, a cui si è aggiunta anche la A di arti, ma anche quelle che oggi vengono definite MESH, cioè di
media literacy, etica, sociologia e storia, che poi, su cui tornerò proprio nella penultima slide, dicendo proprio che queste sono le competenze che oggi è importante avere, perché non è più soltanto un fatto di tecnologia, che ne abbiamo tantissima, e lo dico da tecnologo, uno se la compra, no? Quindi non è, per carità, ci vogliono le competenze, ma la tecnologia sta lì, ma se uno non ci mette un po' di brain power, di materia grigia, il rischio è di essere proprio schiacciati dalla tecnologia. Quindi noi abbiamo anche dentro la nostra associazione dei sociologi, dei giuristi, dei filosofi e quant'altro, e quindi noi vogliamo in qualche modo fare un po' da riferimento, e ci stiamo riuscendo anche, per quello che dirò subito dopo, anche a livello europeo, con parecchi progetti che stiamo gestendo per conto della Commissione europea. Quindi vogliamo fare un po' stati generali, è nata proprio come stati generali, nel senso che mettiamo insieme tutte le competenze esistenti per cercare di costruire innovazione in senso generale, quindi proprio è un luogo di aggregazione. Ci muoviamo attraverso tre direttrici principali, che sono innovazione aperta, il trasferimento tecnologico, quindi tutto quello è creare nuove opportunità mettendo insieme tecnologie esistenti o in via di sviluppo, la parte internazionalizzazione, appunto siamo molto attivi nella parte sull'internazionale, e nasciamo come formazione avanzata, proprio nasciamo in questo punto, e quindi esplodendo questa cosa, esce fuori la nostra sfera delle competenze, in cui noi abbiamo competenze sostanzialmente in ricerca e sviluppo, in mercato e internazionalizzazione, e questa appunto è quella con cui siamo nati, education and training, quindi alta formazione e quant'altro. E come dicevo all'inizio, stiamo diventando da qualche anno un gruppo molto ben molto riconosciuto a livello internazionale, lavoriamo in questo momento su una decina di progetti, non enormi, ma per un totale di circa 500.000 di euro, quindi sono tutti progetti piccolini, ma abbastanza interessanti, che riguardano un po' i settori che abbiamo detto, e siamo in netta crescita anche come soci e come reputazione internazionale. A livello tecnologico, quindi terza e ultima slide su stati generali, gestiamo un po' varie tecnologie, a cominciare da quelle più di livello tra virgolette basso, nel senso che sono un po' quelle a livello infrastrutturale, quindi la banda ultralarga, anche il 5G, il prossimo webinar faremo l'11 gennaio, riguarderà proprio il 5G, poi i sistemi geografici, abbiamo proprio delle grandi esperienze in questi settori, internet delle cose, la sensoristica, la blockchain, abbiamo fatto il 19 un webinar sul primo webinar, e un secondo ne seguirà il 10 dicembre sulle tecnologie e sugli casi applicativi della blockchain, intelligenza artificiale e così via. Quindi diciamo qui in questo campo è quello intelligenza artificiale, ma anche sulle infrastrutture, in particolare il 5G, sentirete parlare delle diatribe Cina non Cina eccetera, a parte Trump che le può dire probabilmente in maniera un po' troppo eccessiva, il problema esiste, ecco, tanto per anticiparlo subito, e ne parleremo dopo. A questo proposito, Fulvio, ti interrompo solo per dire che faremo una serie di webinar dedicati alla Cina nel 2021. Ovviamente benissimo. Sei benito ospite. Benissimo, sono stato molto contento. Ovviamente etica vuol dire tutto e nulla, per cui se uno va a vedere le varie definizioni, quella in senso stretto, buono o cattivo, insomma, era qui stiamo parlando di della prima cosa, cioè di quello che il buon senso comune ritiene comportamenti leciti umani o delle macchine, leciti oppure ingiusti e illeciti. Qui stiamo parlando proprio di questo, quello che è il senso comune ritiene una cosa che si può fare o che non si può fare. Questo è un po' il discorso per noi all'etica. Una cosa che dico subito, perché non è esattamente, è un'introduzione questa, perché però senza la quale forse certe cose che dirò dopo, per chi fosse generalista e non esperto delle tecnologie, potrebbe non essere chiaro. Quindi fatemi fare una piccola introduzione. Allora, tipicamente nell'ecosistema di internet ci sono un certo numero di strati, ci vogliono le infrastrutture, senza le quali non avremmo internet con cui stiamo parlando adesso, quindi c'è qualche operatore che ha fatto l'infrastruttura a banda larga e ci fa parlare, su quale poi ci stanno i fornitori
di contenuti, Netflix o quant'altro, cioè uno che ci metto sopra, e qui chiaramente accanto vedete delle tipiche cose che fa la Commissione Europea e non solo, che sono le direttive che servono per regolare questi mercati, quindi le infrastrutture e la privacy, per esempio. Io come proteggo io operatore i dati dei singoli che vanno sulla mia infrastruttura, e qui già richiamo il 5G. I contenuti, diritto d'autore, poi ci sono quelli, oggi tutti parlano del cloud, oggi tutti fanno, non c'è più un collegamento punto punto, ma tipicamente si va nel cloud, dove lì ci sono le applicazioni, software e servizi. Poi ci sono le famose piattaforme, queste le famose e tristemente note, per quello che dirò subito dopo, Amazon è uno, e GAFAM, per chi non lo sapesse, vuol dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, vengono definite GAFAM, sono i cinque big di internet che da solo come capitalizzazione rappresentano il quinto prodotto lordo al mondo. Stati Uniti, Giappone, Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, GAFAM, no? Per capirci, dopo lo vedremo meglio, e che prendono il grosso del valore aggiunto, e qui c'è tutto il discorso sia di e-commerce, copyright e quant'altro. E poi ci sono i cittadini, che spesso non se ne rendono conto, ma come dirò degli esempi, ma se ci pensate, tutti quanti noi siamo un po' prosumer, produttori e consumatori, anche noi facciamo tipicamente, mettendo i filmati su YouTube, no? Facciamo quelli che vengono chiamati user generated content, contenuti generati dagli utenti, e facciamo un lavoro gratis, quindi pur essendo cittadini in realtà lavoriamo gratis a volte, e abbiamo anche noi delle potenzialità di etica di quello che noi facciamo. E qui poi si sovrappone la cosa di cui si parla da tanto tempo, delle tasse, che tipicamente tutti un po' questi, meno i GAFAM, pagano fior di tasse, questi quasi mai si riesce a farli pagare, perché stanno in paesi legittimamente, chiaramente, che legittimamente li ospitano finché dura questa legittimità, e quindi c'è tutto il discorso della web tax, si parla da un sacco di tempo. Quindi in tutto questo sistema l'etica c'entra senz'altro nei contenuti, senz'altro nelle piattaforme, i cittadini ne abbiamo dette, ma c'entrano pure col 5G, di cui parleremo la prossima volta, anche queste cose. E poi c'era un'altra cosa che qui, che com'è che non è comparsa, niente, no? C'era pure, forse avevo dimenticato di aggiungerla, c'era pure l'etica nella dove sta? Nel discorso tasse, perché anche discorso tasse, c'è appunto un discorso se è giusto o no che qualcuno paga molto e altri pagano di meno. Quindi l'etica è sta un po' da tutta. Qual è l'agenda della nostra presentazione? Allora, quindi parleremo, quindi questo è stato un piccolo antipasto, quindi parleremo dell'esplosione dei dati in rete e l'internet delle cose, poi la scienza dei dati, l'intelligenza artificiale, e qui vedete che parlerò un po' di privacy, un po' di profilatura d'utente, social media, il lavoro, questo è quello di cui parlava anche Roberto Reale, l'etica dei dati al piattaforme, poi una conclusione. Cominciamo con i dati in rete. Allora, questa è una cosa che fa vedere, ho capito pure che purtroppo non ho preso l'ultimissima versione facendo il cambio di consumo, ma di compio va bene lo stesso. Allora, questa è una cosa che trovate tranquillamente in tutte andate su internet, e questa la trovate sempre, e fa vedere la differenza tra cosa accade in un minuto negli anni. Tipicamente, ve lo dico io perché dovreste vederle insieme, ovviamente aumenta tutto, l'unica cosa che sta diminuendo è il tweet, cioè il tweet sta un po' in crisi rispetto alle altre piattaforme, come se voi vedete, se torniamo indietro, vedete com'era tweet nel 2017, stava qua, in 60 secondi ci mandavano 452.000 tweet, sono aumentati nel 2018, 2019 sono diminuiti quasi a grande crisi, e 2020 sono tornati a 190. Quindi, a parte Twitter, che per motivi vari non sta un po' in crisi perché sono arrivate nuove piattaforme di messaggistica, ovviamente guardate quanta roba accade in un minuto. E lo dico anche come cultura personale,
si parla, sapete che kilobyte vuol dire 1000, megabyte mega, qui stiamo altro che, tutti sapete che con la fibra, non la fibra, quello che porta megabyte, decine di megabyte, centinaia di megabyte, qui stiamo addirittura che nel 90 si scambiava intorno a un terabyte, che vuol dire 1000 miliardi di byte, dopo 13 anni sono stati 1000 volte tanto, e quindi 1 milione di miliardi in 13 anni, in 7 anni un altro 1000 aggiunto, in 6 anni un altro 1000, adesso pare che entro il 2022, ma mi risulta che sia stato già raggiunto, siamo allo yottabyte, che sono 10 o 24, quindi un numero mostruoso di dati che girano nella la rete. E quindi c'è il fognato 20 anni fa, che sono tutte le apparecchiature e dispositivi che sono connessi o connettibili ad internet. Quindi tutto quello che c'ha, che può scambiare sulla rete delle informazioni, avendo due cose, uno un indirizzo IP, come tutte le nostre cose abbiamo tutti un indirizzo IP, e può scambiare dati. Qualunque sensore, qualunque apparato che ha queste due cose, è una sync, è una cosa che può andare nella rete come internet. E quindi si può parlare di sensore. Poi lo sapete benissimo, perché il grosso delle cose che stanno qui dentro vanno tutto in rete, anzi dovete essere voi a disattivare, se fate il cardio, quello che vi misura i passi, eccetera, se non lo disattivate, quello va in rete e qualcuno sa quello che state facendo, altro problema di osservazione, no, del grande fratello che ci guarda. Quindi tutto quello che può essere sensorizzabile può essere internetizzabile, quindi può andare in un grande sistema di Internet of Things. E chiaramente le applicazioni sono molteplici, credo che siano molte, senz'altro le conoscete, ma ce n'avete anche senz'altro visione di quello che dico, cioè la mobilità, cioè tutto, i parcheggi intelligenti, si possono fare l'illuminazione intelligente. Questa è una cosa, tra l'altro, che io la dico sempre, questo public lighting, perché questa è una cosa che gli esperti la danno per nata ufficialmente la prima volta a Barcellona, perché Barcellona è la cosiddetta smart city, la città intelligente tra le più avanzate al mondo, è stata tra le prime a partire una ventina d'anni fa, grazie a una nostra concittadina che si chiama Francesca Bria, che oggi è a capo del fondo per l'innovazione e che è stata per anni Chief Technology Officer a Barcellona, e loro hanno fatto un sistema, per esempio, che riduceva, vedete qui, 30% di riduzione energia, come regolando la illuminazione pubblica in base al traffico che c'è sotto, per cui ci sono poche macchine si abbassa la luce, ci sono molte macchine si alza la luce. Ancora peggio per me, perché questo già è discutibile, perché la luce deve essere sempre alta a mio avviso, ancora peggio sulla parte pedonale. Meno pedoni c'erano e meno luce c'era. Ora, per la sicurezza, mi dispiace, ma non sono d'accordo, tant'è vero che oggi l'hanno cambiata. Per la sicurezza dovrebbe essere il contrario. Più persone ci stanno e più puoi abbassare, perché c'è stata una sicurezza diffusa. Ci sono poche persone, per favore illuminami bene. Ma questo è un dettaglio per dire che a volte, anche quando uno si fa prendere dalla tecnologia, smart vuol dire ridurre i consumi, ottimizzare le prestazioni, poi magari uno non pensa che c'è l'essere umano che deve essere salvaguardato. E quindi c'è l'irrigazione intelligente che vede quant'è la previsione del tempo, la temperatura, l'umidità, e decide come quanto irrigare, termostati, i cassonetti intelligenti e quanta cosa viene in mente. Questo ci porta che in pochissimi anni, se vi ricordate, questo è abbiamo parlato che è nato intorno a questi anni, quindi quando non c'era nulla, e oggi entro quest'anno qualcuno ha previsto, mi chiedo come abbia fatto a dire che sono 50,1 miliardi, ma comunque sono tante decine di miliardi, abbiamo decine e decine di miliardi di oggetti connessi. Questo ci porta al concetto della smart city, appunto, di cui abbiamo già parlato, che è quella che non è tanto avveniristica, perché ripeto, in certe parti, Barcellona è una che non ha tutte queste cose, ma c'è Toronto, in parte Londra, c'è sta New York, c'è sta Chicago, c'è sta anche Milano, c'è anche in parte Roma, cioè ci sono parecchie sottoparti delle città, e ancora non credo ci sia neanche una che è totalmente così, ma cominciano a esserci parecchie che hanno tutto attraverso il cloud, tutto questo
sistemi di, appunto, di concentrazione del software per poter fare le applicazioni, possono mettere insieme sensori e quindi collegare, per esempio, le smart grid, cioè quello che uno produce a casa con le sue impianto sonare, solare, oppure diciamo la classica linea di potenza, ci fa dell'energia smart, mettendo insieme altri sensori, delle i magazzini, la logistica, ci fa la logistica sostenibile, e sottolineo sostenibile, anche questa è una cosa che, consentitemi, chi già c'è ha sentito già qualcuno di questa cosa, lo dico sempre, perché la sostenibilità, che è nata come sostenibilità ambientale, ma ormai è diventata sostenibilità sociale, sostenibilità economica, sostenibilità di genere, vuol dire tutto, è la chiave di volta del futuro, cioè bisogna fare in modo che sia conveniente essere sostenibili, perché sennò qui bruciamo il pianeta, le minoranze aumentano le disuguaglianze, quindi è sempre meno sostenibile socialmente la nostra società. E qui, ecco, basta una pandemia, per quanto grave, che non è che, come diceva qualcuno, crea delle particolari diciamo tensioni, ma le amplifica, e il mondo tra a bruciare a livello ambientale e tensioni sociali può veramente andare a picco. Quindi ecco perché la sostenibilità è importante. Mobilità, ovviamente, quindi tutti i sensori di movimento, cose, autostrade, perché tornelli, come si chiama, caselli automatici e quant'altro, distributori di benzina, tutto automatico e controllato da alcuni sensori. Chiaramente la parte sanità, questa è una cosa fondamentale di cui tra l'altro io mi sto occupando personalmente, e questo porta a un grosso problema, e questa cosa mi sto allungando apposta, poi dopo andrò un po' più rapido, che è molto importante, alza la palla a quello di dopo. Qui c'è un grosso problema anche qui di etica, perché pensate, tutte queste cose sono sensori che si parlano, c'è un attacco hacker, quindi quello che si chiama la cyber security, qualcuno che si intromette e crea dei disturbi, eccetera. Cioè degli esempi concreti già accaduti, tra l'altro, e qui succede un casino, c'è un macello, quindi chiaramente c'è molto bisogno di curare la sicurezza, e comunque tenere presente l'etica, che però ancora più sta quando poi tutti questi sensori, telecamere e quant'altro, e si corre il rischio, specialmente se sono guidate, powered, no? Che sono in qualche modo alimentate dall'intelligenza artificiale, artificial intelligence, possono fare sorveglianza di massa. Quindi vedete che, come dicevo all'inizio, da un lato tanto bella la tecnologia, ottimizza i processi, troviamo il parcheggio subito, ci muoviamo con le macchine connesse, l'energia, poi però bisogna stare attenti che c'è il rovescio della medaglia, che può essere uguale o peggiore se uno non sta attento all'etica. I rischi degli oggetti connessi, chiaramente li ho in parte già detti, ma insomma la privacy, i dati che vengono usati, perdiamo il controllo di quello che possiamo fare, perché viene comunicato in rete automaticamente. Abbiamo detto prima, se c'è un hacker, autoconnesse, per esempio le auto senza guidatore che si guidano e vedono il rischio di collisione attraverso sensoristica che dice stai a due metri da quello davanti, e se si mette un hacking, si mette un disturbo alla sicurezza, vi rendete conto che disastro può accadere. Oggi ci possono essere gli incidenti, dice, con la macchina guidata autonomamente si riducono, è possibile / probabile, se però non c'è qualcuno che ha interesse terroristico o meno a far accadere l'irreparabile. Quindi, e poi pensate, ecco, per esempio, questo è già accaduto, questo non sto dicendo una cosa, è che i bracciali per fitness, prima vi ho detto, oppure quando qui c'è il contapassi o qualcosa, se voi non disattivate spesso, e c'è quello che va venduto, soft o qualche app dentro che vi prende le cose, magari vedono che voi vi muovete poco e vi martellano con delle cose dei cardiotonici o quant'altro, ma ancora peggio, e poi dopo ne parlerò subito dopo, potrebbero usarli per fini malevoli. O anche, per esempio, qualcuno raccoglie i vostri dati sanitari e in base al fatto che uno vede, questo qui è uno che cammina poco, poi c'ha i battiti sempre alti, questo per me è un cardiopatico, quando poi arriva qualcuno che magari una banca che vede in qualche modo riesce a entrare in, in, in,
in contatto con questi dati, magari dice, no, io a questo qui il mutuo non glielo do perché per me muore. Allora, tutte cose che non dovrebbero accadere, ma se non stiamo attenti accadono. L'altra cosa collegata, questo è un esempio tipico che viene fatto spesso, non so se l'abbiano ritirato, ma in realtà c'era, per questo è di qualche anno fa, addirittura Google ha acquisito una fabbrica, si chiama Nest, che faceva dei termostati rilevatori di fumo. Uno dice, bello, hanno dei sensori e hanno intelligenza artificiale, nel senso a volte intelligenza artificiale vuol dire tutto e nulla, diciamo sono degli algoritmi rapidi per calcolare in fretta, per correlare dei dati velocemente, e questi praticamente sono in grado di capire quante persone passano davanti al termostato, quanto calore viene prodotto in base al numero delle persone, chiaramente più persone sono e più non c'è bisogno di temperatura alta perché si scalda da solo, eccetera. Insomma, questi fanno un incrocio dei dati e quindi rilevano informazioni su nostre abitudini casalinghe, se all'improvviso tipicamente c'era l'equivalente di 4 persone, un giorno ce ne stanno 15, questi hanno ospiti, allora 2 volte a settimana c'hanno ospiti, da che ora a che ora? Allora si possono creare dei tracciamenti, e non sto parlando di fantascienza, questo è già accade oggi da anni, per cui uno sa quello che accade in quella casa. Allora se quelle informazioni qualcuno le prende e i profili vengono venduti, anche questo è accaduto, a chi? Solo per la pubblicità di nuove cose, e aziende che ci vogliono impiantare un allarme, la malavita, guarda che lì anche quelli in genere a quell'ora non c'è nessuno, insomma vi rendete conto che c'è un mare di roba a cui bisogna stare attenti, ecco, senza essere tecnofobi, cioè non voglio la tecnologia, al contrario, la tecnologia ci fa vivere meglio, ma stiamo un po' in campana, ecco. Dopodiché c'è un test proprio, vi racconto quello che è stato fatto già nel lontano 2007, appunto come è facile infilarsi in questi sistemi pure di infrastrutture critiche, che uno dei pionieri della cyber security, questo Mike Assanti, che è di origine italiana, ma insomma Assanti lo chiamano, ha fatto un test in cui lui si è infilato in una rete di controllo nell'Idaho, in uno stato americano, di una centrale, una grossa centrale elettrica diesel, molto grossa, e con 30 righe di codice, 140 kilobyte di dati, quindi con un piccolo file, lui praticamente ha mandato in cortocircuito i relay, è entrato nel sistema di attivazione e disattivazione delle protezioni che hanno tutte le cose, quando uno salta qualcosa che non deve accadere, salta un relay. Lui praticamente hanno attivato in controfase i relay, quindi li ha fatti impazzire e in 3 secondi sta cosa è esplosa. Questo è un test fatto volutamente per dimostrare la facilità di entrare in posti critici, e quindi pensate a raffinerie, impianti idrici, fabbriche chimiche, reti delle comunicazioni, aeroporti, ospedali, ecco. Quindi non vi voglio spaventare, ma dire che questa cosa è già qua. Allora, che succede? Che adesso quindi i dati è tutto basato su come si possono gestire questi enormi volumi di dati, che già prima abbiamo visto quanti sono, che sono quindi dai sensori, dai social, dai database aziendali, c'è una marea di dati, infatti si parla di big data, no? Di grandi dati, che possono essere o i data, quelli che una volta erano gli unici dati che esistevano, quelli aziendali, nei famosi database aziendali, quelli dei cittadini che stanno nelle anagrafi digitali, dove ci stanno e ce ne stanno parecchi, ma sono nulla, e qui sono strutturati, cioè obbediscono a certe regole proprio di formati, per cui è anche facile riconoscerli, mentre quelli sui social web sono non strutturati, sono dati di qualunque tipo, di qualunque format, ma sono informazioni estremamente utili su cui lavorano le grandi case, inclusi i famosi GAFAM di prima, per estrarre conoscenza. Quindi, e si fa la data analysis o data analytics per fare quello che si chiama il sentiment analysis, cioè vedere in base ai comportamenti social tipicamente come la gente vede certi fenomeni, come si pone verso la politica, verso la socialità e quant'altro. E quindi da un po' di anni, da una decina d'anni è nata questa, di più in realtà, ma diciamo si sta intensificando con questa grossa esplosione dei dati, la data science o scienza dei dati. È un cambio di paradigma, perché con l'approccio tradizionale che c'era fino a prima, quando c'erano, a prima vuol dire fino a 10-15 anni fa, quando c'erano pochi, tra virgolette, dati,
L'approccio era: io c'ho una, devo fare un conto, ho una certa idea in testa, che faccio? Mi faccio una domanda, voglio realizzare un nuovo sistema di automobile che faccia queste cose. Vabbè, allora quali sono? Prendo le informazioni, le analizzo e dico la risposta. Per fare quella cosa ci vuole questo tipo di progetto, eccetera. Questo è l'approccio prima dei big data. Quindi si parte da un'ipotesi e si verifica con i dati se si può fare o no quella certa macchina che io volevo fare, una macchina che camminava a 30 centimetri dal terreno, non si può fare perché i dati mi dicono no. Benissimo, è una risposta. Con l'approccio big data è tutto un altro modo, cioè io non parto dall'ipotesi, ma parto dai dati. Io osservo in un certo ambiente dove voglio operare, per qualunque, la famosa macchina, io vedo nell'ambiente della mobilità, io prendo tutti, io ente che voglio in qualche modo realizzare qualcosa, mi cerco di appropriarmi tutte le informazioni disponibili in quel tipo di settore, dai social, dal web, dalle aziende, prendo i dati, quindi non arrivo, come dicevo qua, alla fine, ma comincio all'inizio. Li esploro con delle tecniche chiaramente di intelligenza artificiale, ne parleremo brevemente dopo perché è una cosa molto specialistica, ma per capirci, quindi io faccio delle tecniche di esplorazione, di analisi, di inferenza dentro a questi dati, vedo che correlazioni escono fuori e da qui decido che tipo di conoscenza posso estrarre dai dati. Quindi io in realtà vedo i dati, vedo le correlazioni e decido per me questa cosa si può fare, questa macchina, e la posso vendere a questo tipo di settore che vuole quel tipo di ruote che vanno su un cuscino d'aria. Adesso sto facendo un esempio che probabilmente non ha molto senso perché prima ho detto che non si poteva fare, ma ecco, il cambio di paradigma è questo, che uno prima partiva da quello che voleva fare, analizzava i dati per poterlo fare, adesso comincia con i dati, vede delle correlazioni che esistono e decide quello che si può fare a partire da quei dati. Quindi praticamente è il dato che conduce tutto. Purtroppo queste macchine che fanno le correlazioni tipicamente non ti dicono il motivo. Quando il famoso algoritmo di quello che mandava, se vi ricordate, nel governo Renzi, quando c'è stata la rivolta degli insegnanti che venivano mandati all'ultimo momento a insegnare dalla parte opposta dell'Italia, eccetera. Purtroppo c'è stata questa grossa cosa, non perché non fosse giusto che servivano più insegnanti, che ne so, a Treviso rispetto a Canicattì, per cui quello di Canicattì, se vuoi lavorare, devo andare a Treviso, ma che l'algoritmo diceva tu devi andare a Treviso, ma non ti diceva perché era uscito così. Quindi non c'è quasi modo, se non con tecniche di cui parlerò un po' dopo, di capire perché la correlazione ha prodotto quel dato. Questo è uno dei problemi importanti. Quando si parla di intelligenza artificiale, eccetera, in realtà è tutto un discorso che nasce dalla grande quantità di dati. Questo è un concetto, tutto sommato, abbastanza vecchio, consentetemi, adesso poi vi dico gli anni. Era nato dai famosi Norbert Wiener, quando si parlava della cibernetica, stiamo parlando degli anni 40-50 come concetto. Poi in realtà è diventato operativo da quando? Con i big data, quindi stiamo parlando dagli anni, in questo secolo, mettiamola così, si è cominciato a vedere che i dati erano talmente tanti, le tecniche erano talmente elevate, che si è inventato quello che si chiama il machine learning o il deep learning, che è la parte operativa dell'intelligenza artificiale. Tant'è vero che, come dicevo prima, in realtà abbiamo, questi sono i termini che in genere a volte sono sinonimi di intelligenza artificiale, e spesso, aggiungo io, quando si parla una cosa di intelligenza artificiale, in realtà è machine learning, che è una cosa un po', è un sottoinsieme, non è la vera intelligenza. Uno pensa al robot umano, non è quello, come dirò subito dopo, aggiungo io, per fortuna ancora non stiamo a quel livello e temo che penso che non ci si arriverà, non dico mai, ma non lo vedremo noi nella nostra esistenza, una macchina che ha la stessa capacità del cervello umano in termini di emozioni e capacità di prendere decisioni in maniera razionale. Diceva un mio ex professore all'università, questo che parlava del calcolatore, oggi si può parlare dell'algoritmo, è uno stupido molto veloce. Ecco, mi sembra un buon paragone. Quindi in realtà l'intelligenza artificiale si sta parlando degli anni 50, dopodiché siamo stati fermi fino a verso gli anni 80, e negli ultimi 10-15 anni è uscito fuori queste tecniche, le famose reti neurali, quelle che
implementano un modo di pensare tipo i neuroni, e quindi che è quello che veramente è quello che si usa per far apprendere i robot o cose analoghe. Quindi l'altra cosa interessante, che ma questo lo voglio stressare, che chi come me è un vecchietto che ha imparato quei primi Fortran, quelle prime schede perforate in cui c'era un computer più o meno grande, perforava le schede con i suoi dati, metteva con un linguaggio di programmazione, lo infilava nel computer, questo se lo mangiava e usciva fuori il risultato della programmazione. Adesso non è così. Con il machine learning in realtà c'è sempre un computer, ma uno mette i dati di ingresso, poi mette l'output che vorrebbe, e da lì vede qual è il programma, che poi l'algoritmo che esce fuori, che è in grado, una volta che uno non mette più i dati quelli veri, ma dei dati mette sempre i dati veri, ma non mette più gli output, perché lui gli output li ha messi, diciamo, registrando delle serie storiche di cose già accadute tipicamente, ma a un certo punto lui vuole che a partire dai dati di input la macchina gli dice cosa accadrà senza che ci siano dei dati di output. Quindi in realtà col machine learning si inverte questa equazione: i dati di ingresso insieme all'output desiderato messi nel computer tirano fuori il programma. Chiaramente c'è tutto un discorso di programmazione e l'algoritmo è un grosso risultato della mente umana, che sia chiaro, cioè non è difficile dopo averne contezza, dopo che uno l'ha fatto, ma il programmatore ha molto ruolo nel decidere, ecco, e qui torniamo all'etica, quello che è etico mettere per far uscire un algoritmo che sia etico, la persona può ancora fare molto. Quindi il programma in realtà può predire l'output. Il machine learning quindi ha quindi due parole proprio, perché sono, poi faccio un esempio per cercare di farvi capire, ma non sono in grado e comunque non abbiamo tempo per entrare troppo in dettaglio. Il machine learning viene detto quindi è una tecnica di addestramento delle macchine, può essere supervisionato quando al sistema si danno degli esempi di un comportamento che è stato già registrato. Io già ho preso dei dati che con certi dati di input usciva che quel robot, adesso fatemi passare il termine per farvi capire, si comportava in questo modo. Allora, che succede? Che io voglio, addestrando in questo modo un altro robot, quello imparerà che allora, quando arriva questo segnale, ho pensato all'idea del topolino che uno gli dà la scossa ogni volta che lui si avvicina al formaggio e lui sa che non deve prenderlo, no? Allora uno vede questi dati, vede come si comporta il topolino e fa un topolino finto in cui che viene addestrato con questi dati, e quel topolino avrà gli stessi, dopo un po' di tempo che si è addestrato, pure se è un robot finto, si comporterà come quello vero, perché è stato addestrato una macchina con i dati di ingresso e quelli di uscita. Poi in realtà la cosa, e questo è quello più usato, la cosa più complicata è quella quando non si hanno dati da con cui addestrarlo, allora ci stanno il learning, non so, questo è tipicamente i robot, ecco, devi imparare, mettiti lì, osserva il comportamento degli umani e impara, fa un po' come ti pare. Ci sono delle tecniche molto molto complicate che non vi sto a dire, anche perché non le conosco bene neanche io, ma comunque queste sono le due tecniche principali che vengono usate per addestrare delle macchine a predire in qualche modo dei comportamenti. Come si fa? Si fa tipicamente in questo modo, si usano dei dati che vengono acquisiti, vengono puliti poi, perché i dati spesso sono sporchi, è pieno di robaccia, di dati spuri che non servono e quant'altro, si prende, appunto, si cerca di addestrare un modello, che è il famoso algoritmo, prendendo i dati che ho pulito e prendendo una parte dei quali li uso come test. Dopodiché confronto i dati veri di test con quelli che mi darebbe il modello. Se vedo che coincide che il modello con quello che i dati veri direbbero, è un buon modello, altrimenti torno indietro e lo ottimizzo. Quando ho trovato il modello vero, lo posso dispiegare, e quello è il modello che mi prevede in una macchina il comportamento che io volevo fargli fare. Questa è una cosa tipica, per esempio, spero di riuscire a dirlo con chiarezza per darvi un'idea, questa è una cosa vera, sono delle donne in cui hanno visto, in base all'età, a dei fattori di,
come erano, quanto pesavano, erano tutti quanti i parametri per la privacy, quindi che ogni numero corrisponde, questa è l'età, è vera, però qui ci stanno delle cose che corrispondono a dei parametri, e poi vedevano chi di questi aveva sviluppato un tumore, mi sembra all'utero. Uno vuol dire che l'ha sviluppato, zero vuol dire che non l'ha sviluppato. Allora loro, ci sono un certo numero di, si chiamano attributi, misurati, in cui hanno visto che tipicamente una persona con questi parametri, con queste età, bla bla bla, ha sviluppato questa qui, un'altra l'ha sviluppata, questa persona non l'ha sviluppata. Allora questo è, sono dei dati veri, in cui io posso correlare, vi ricordate quando ho detto i dati e li correlo, posso correlare alcune grandezze che sono il peso, l'età, patologie pregresse e quant'altro, con l'insorgere o meno di una patologia. Che succede? La do con questo dataset, chiaramente più sono i numeri e meglio so, qui si parla di decine di migliaia o centinaia di migliaia di righe per fare il zappare, io faccio, prendo 10.000 di questi esempi, me le lascio e dico, io voglio vedere con, se ci fosse una persona che mi arriva e che ha una di queste caratteristiche, qual è la probabilità che la macchina può dirgli che questa persona potrebbe avere il rischio di prendere un cancro, che vuol dire uno. Allora succede, io faccio, prendo il dataset di, veri, ripeto, dati veri, questo è quello, sarebbe il machine learning supervisionato, dati veri, mi prendo l'80% li uso per addestrare il modello, il 20% sotto me li lascio come per fare il test, tutti i dati veri, io con l'80% cerco di fare addestrare, prendo delle formule, degli algoritmi esistenti che io ritengo, io programmatore, in base alla mia esperienza, sono formule matematiche più o meno complesse, ma sono il programmatore sa che quella potrebbe essere più adatta a questo tipo di analisi, quant'altro, prova con una formula matematica e fa un modello. Io il modello vedo quello che tirerebbe fuori rispetto a, gli do questi casi poi qua del 20% dei dati, e dati veri, e vedo cosa per quel 20%, quel modello che ho generato con l'80% mi tirerebbe fuori. Se è un buon modello mi deve tirare fuori gli stessi dati. E vedo e faccio quella, e faccio questa matrice in cui vedo se corrisponde, nel senso che se i famosi falsi, positivi o negativi, cioè mi dice che era questa poteva prendere una patologia e invece non la prende, ovvero mi diceva che non la doveva prendere, invece l'ha presa, minimizzando, facendo girare il modello n volte, quindi cambiando modello, cambiando i dati, quando io minimizzo questa parte della matrice, quel modello è vero. Spero di essere stato minimamente chiaro, ma non volevo solo dirvi più o meno come funziona, quindi se non fossi stato chiaro o non l'avete capito, non vi preoccupate, è colpa mia, ma non prendetela più di tanto, perché io stesso ci ho messo un po' di tempo a capirlo. In realtà, ecco, la cosa che a mio avviso è molto favorevole è che in realtà, per fortuna, ancora si parla di, non è la vera intelligenza artificiale, ma intelligenza assistita o aumentata, quella autonoma vera. Quando i pieni poteri di una macchina deciderei tutto quanto, ancora non è che è tanto lontano, ma ci sono problemi di responsabilità civile. Una macchina, una macchina senza conducente, se mette sotto uno, di chi è la responsabilità per sintetizzare? Quindi praticamente oggi stiamo senz'altro alla parte gialla, abbiamo già delle cose, i medici vengono aiutati se vogliono dalle piattaforme di intelligenza artificiale, ci sono anche purtroppo, dico io, in Cina è normalissimo, in altri paesi c'è, ma è molto combattuto, perché ci vuole poco a passare dal riconoscimento facciale alla sorveglianza di massa. Questo qui c'è come tecnologia, ma ancora è molto lontana come applicazioni pratiche per i problemi sia tecnologici, perché un conto è guidare, come dicono, un corteo di camion a Phoenix, Arizona, dove ci stanno strade da 8 corsie e non passa nessuno, tutte ortogonali, un conto andare al centro di Roma. Quindi la tecnologia va ancora provata, ma il problema principalmente è il problema di tipo giuridico. Oggi ci sono delle applicazioni molto interessanti di intelligenza artificiale, quindi da oggi in poi troverete sempre AI, appunto Artificial Intelligence. Ci sono delle queste sono proprio cose reali, che addirittura quando stanno i radar, in certi paesi ci sono delle telecamere che sono in grado, attraverso il machine learning, quindi sono state addestrate a riconoscere come si comporta un guidatore che ha in mano il telefono, loro sono in grado di dirvi
di dire quello stava guidando col cellulare in mano. Si usano per i satelliti addirittura, questo è di pochissimo tempo fa, i satelliti per fare in modo che i satelliti per l'osservazione della Terra fanno le foto e tipicamente quando ci stanno in certe bande spettrali, quando sono le nuvole, non vedono più nulla. Attraverso intelligenza artificiale si può togliere, filtrare la parte che non c'è, e quindi questa è un'altra applicazione, è un'applicazione molto utile perché chiaramente riduce il numero di dati che vengono mandati solo quelli puliti e non quelli sporchi. Purtroppo c'è anche la guerra elettronica, questa è quello che sta accadendo, ahimè, che non è la vera intelligenza artificiale, ma è quella autonoma di cui parlavamo prima. Ci sono nel Nagorno-Karabakh, ne parlano tutti, se chiunque si occupi un po' di queste cose, purtroppo in ogni convegno ne è parlato, oggi ci stanno dei droni armati, pare pure addirittura che è possibile che quella uccisione che c'è stata adesso dello scienziato italiano sia frutto di un robot killer, di un drone armato killer, i quali da soli, quindi sono non tanto intelligenti come chissà cosa devono fare, ma autonomamente riconoscono un certo bersaglio e distruggono i radar o il nemico senza neanche vederlo. Ora, qui si entra in un settore molto delicato, io non ho tempo di farvelo vedere, ma vi indico per chi volesse farsi del male, un video che ho visto pochi giorni fa a un bel convegno del Centro di Riforma dello Stato sui robot killer, che sono veramente è preoccupante. Dopo vi faccio vedere il ecco questo qua. Ci stanno, se vi poi magari comunque vi do, o andate sul sito del Centro di Riforma dello Stato CRS, lo trovate lì, altrimenti poi vi faccio avere le presentazioni o il link e vedete. È una cosa che non abbiamo il tempo, anche perché già vedo che mi sto allungando come al solito, ma dura 7 minuti, ma è un video che da vedere come oggi si può fare una specie di uccisione chirurgica con dei piccoli dronetti così piccoli che hanno dentro 3 grammi di polvere da sparo, che attraverso l'intelligenza artificiale e la facial recognition riconoscono la faccia, gli dicono questo è il nemico, quello va lì, quando attraverso il visore riconosce quello e spara questi 3 grammi e gli buca il cervello, cioè quindi delle uccisioni chirurgiche. Dice, ma quelli hanno tutti quanti bad guys, tutti bad boys. Sì, chi decide che era cattivo? Quindi insomma sono delle cose che riguardano, e c'è questo professor Stuart Russell di Berkeley University in California, che ha studiato da 35 anni il fenomeno e ci dice in questo video, appunto, che vi consiglio di andare a vedere, stare molto attenti, perché oggi come tecnologia c'è tutta, è tutto da miniaturizzarla ancora un po' di più e di integrarla, ma se c'è il matto ci riesce anche domani. Quindi insomma, e qui torniamo all'etica, di quanto è importante l'etica. Infatti non è tanto, come dice questa battuta, che è un po' da ridere, un po' no, non è che siamo tanto preoccupati della conoscenza artificiale, ma che ci sia un decremento nell'intelligenza reale, che in parte ci fa atrofizzare le nostre funzioni. Pensate che uno che usa sempre il navigatore alla fine non si ricorda più dove stanno le macchine, ma addirittura l'etica che fine fa? Quindi bisogna stare veramente molto attenti all'intelligenza artificiale. Vado molto rapido perché sto andando un po' lungo, anche se più o meno non sono tanto lunghissimo. Saltiamo questa cosa qua. Questo è molto molto importante, dico cose probabilmente ovvie a tutte, ma è caso di dire. Chiaramente tutto quanto avviene con le tracce che noi lasciamo sui social, quindi è tutto da là, perché poi noi, tra l'altro, questa cosa che viene tipicamente, molti ancora oggi la sento dire proprio anche recentemente, ma tanto è gratis, ma non è gratis proprio nulla, c'è questo detto che quando una cosa è gratis tu sei il prodotto, perché i dati che ti riguardano vengono usati, come abbiamo detto prima, in tante possibili maniere. E come dico subito dopo, che il grande e compianto Stefano Rodotà, nessuno dica, e lo dico subito, ma tanto io non ho niente da nascondere, non lo dite, perché come dice lui, non sai mai, you never know, quanto i dati che ti hanno preso li decontestualizzano e li usano contro di te quando tu pensi che non ci sia niente. Quindi i dati sono, la privacy è una cosa sacra. E voi in realtà, tutti quelli che usano, dico voi perché io in realtà li uso pochissimo i social, in realtà attraverso l'analisi dei big data presi dai social, ci sono un sacco di tracce che noi lasciamo, e questa informazione non si sa bene che fine fanno. Quindi ricordate questo fatto, non dite mai né non ho niente da nascondere, né tanto è gratis, perché non è mai gratis.
E ecco, infatti, sorveglianza di massa, cioè qui abbiamo non solo la Cina, che pure ha una grande presenza come sorveglianza di massa, ma molte nazioni vengono tracciate attraverso il riconoscimento facciale, attraverso presenza sui social, più o meno processata da intelligenza artificiale, e queste, come dico qui alla fine, hanno un valore enorme. E non sapete dove stanno, se vanno alle agenzie di intelligence, accaduto, come sapete. Sono le forze dell'ordine, non ho il tempo forse per parlarne, ma è accaduto pure quello, che alla fine i comportamenti vengono decisi dalle forze dell'ordine non in base alla realtà, ma in base a quello che un algoritmo gli dice che potrebbe accadere. Quindi io intanto t'arresto e poi vedremo. Che sì, sarà anche una cosa che per la sicurezza, ma toglie le libertà civili, non è pensabile che uno rinuncia alla propria libertà perché un algoritmo ha deciso che quello forse domani avrebbe potuto delinquere. Tant'è vero che questo è il motivo per cui, appunto, per evitare quello, che penso che lo sappiate, ma il motivo per cui quando c'erano, purtroppo adesso non ci stanno più per tutte le leggi che hanno fatto, ma le manifestazioni a Hong Kong contro il governo, tutti usavano laser e mascherine per non farsi riconoscere con il riconoscimento facciale, che era la prima delle azioni che facevano per poi andarli a chiappare. Tant'è vero che ci sono, questo è recentissimamente, siccome anche lì si parla, e io l'ho subito denunciato per quello che potevo, che bello, abbiamo alcuni aeroporti, siamo leader, mi sembra, nel nuovo aeroporto di Linate, mi sembra che sia il primo in Europa che tu non devi più fare più niente, non devi più presentare documenti o passaporti, perché c'è riconoscimento facciale, uno come scende ti riconosce. È una cosa molto bella e molto pericolosa, perché sì, è tutto vero, è fatto perché così c'è sempre il lato della medaglia positivo, così vedi subito, riconosci subito il delinquente, eccetera, ma è facile passare da chi decide che quello è un delinquente, chi decide che magari tramite un hacker mettono dei dati falsi di uno scomodo e viene preso e magari portato da qualche parte e magari avvelenato, ogni riferimento è voluto. Quindi ci stanno, insomma, ci sta molte indicazioni etiche da questo punto di vista. Ancora peggio, andiamo nonostante ho già fatto parecchio, quindi non ancora peggio, micro targeting. In realtà qui ecco, prima abbiamo già parlato, no? Il fatto, dice, tanto io l'economia della privacy, tutti i ragazzi, dice, quando arriva l'app che dice dammi, posso accedere alle tue agenda, alla tua posizione, cose, aggiungo pure che spesso sono illegittime, se non illegali, perché molto spesso chiedono nei famosi terms and conditions, nelle regole che uno deve cliccare e quasi nessuno, anzi nessuno legge, clicca e basta, molto spesso sono dati che a loro non servono per far lavorare quell'app, però ti chiedono ugualmente, in genere, specialmente i ragazzi, ma sì, è bello, così tutti, la mia tribù sa dove sono e mi viene a trovare. In realtà voi avete dato un sacco di informazioni di dove siete, e perché molti dicono, e la chiamano economia della privacy, ma tanto a me che mi frega, i dati personali, io non ho niente da nascondere, cioè in cambio c'ho invece, quindi faccio un'economia della mia privacy, perché prendo un valore a fronte dei miei dati, con tutti i rischi di cui parlavo. Ecco, in realtà, ecco, i big data, vi può profilare sempre in maniera più fina, ma fino alla persona, arrivate fino a ognuno di voi, il singolo, esattamente quali sono i propri gusti, ma non ho tempo, mi posso raccontare di casi che io ho visto molti anni fa quando ero direttore della GCOM, in cui era stato possibile, a partire da una semplice navigazione molto asettica su internet per un po' di minuti, stando pure attenti a non farsi riconoscere, alla fine un hacker bravo ha detto a un giornalista di Repubblica, tu ti chiami questo o quest'altro, c'hai questo numero telefonico, c'hai questo orientamento sessuale, sei cattolico, sei ebreo, guadagni tot, eccetera. Dico, come fa? Attraverso i dati infilati. Quindi questo qui potrebbe essere anche usato per discriminare, non è che non è accaduto. Per esempio, quando, ecco, come prima dicevo, prima parlavo, ecco, anche il film Minority Report, no, se volete, chi l'ha visto, che loro attraverso un algoritmo pensavano chi potesse commettere i crimini, e c'era una squadra speciale di polizia che li arrestava e che dice tu non lo sai, ma nel 2054 potresti conoscere, e quindi io ti arresto. Sì, molto utile, ma etico. In altre cose accadute anche queste molti anni fa, per fortuna, quando uno se ne accorge, poi chiaramente ci sono delle grandi punizioni, però intanto va a capire, prima che uno se ne accorga, se riesci a prevenire prima che sia
troppo tardi, c'è stato il famoso caso, che è molto famoso, di questa carta di credito, in cui una persona, attraverso il tracciamento dei movimenti social, non social, carta di credito, che anche quello è un tracciamento, tra l'altro, una persona fu licenziata per sospetto alcolismo. In America è tutto molto libero, alcune cose devono stare attenti, perché si possono fare fino a prova contraria, perché se poi t'acchiappano finisci in galera per 99 anni, per cui non si possono fare queste cose, ma uno finché non t'acchiappano le fai. Quello dice: ma perché, scusa, aspetta, alcolismo? Questo era uno. Allora ha fatto causa, bla bla bla, e si sono accorti che in realtà il datore di lavoro, in maniera tra l'altro illegittima, comunque si era basato sugli acquisti di casse di birre di questa persona sulla sua carta di credito. Poi si sono accorti che quando lui stava al lavoro, la moglie che voleva appunto arrotondare, faceva a casa dei corsi di cucina, non mi ricordo di che cosa, quindi faceva spesso degli inviti e comprava delle casse di birra per dargli agli ospiti. Ecco, questo è un caso accaduto, che lo trovate in giro sui testi, in cui uno può, attraverso la profilazione, può addirittura essere discriminato per presunti prestazioni negative. Ancora peggio, è dimostrato ormai che nelle varie elezioni c'è stato ormai, sai, il famoso caso di Cambridge Analytica, nella Brexit, nelle elezioni USA nel 2016, i russi o non russi, nel referendum catalano e così via, ormai è dimostrato che ci sono delle possibilità non solo di mettersi i famosi troll bot, il discorso delle dark ads, no? Quello che uno metteva delle informazioni mirate, cioè ci sono varie cose che si possono fare. La cosa principale è proprio il discorso di fare un micro targeting fino a livello di persona, cioè capire ogni persona, esattamente come faceva Cambridge Analytica, quello che pensa, e mandare un messaggio solo a lui che diceva: sì, c'è ragione, quel candidato te lo farà, quell'altro non te lo farà. Poi al suo vicino di casa, che la pensava in maniera opposta, gli dicevano il contrario. Dopodiché loro chiaramente in questo modo dicevano quello che ognuno voleva sentirsi dire, convogliando, dicendo: guarda, tu volessi quello, guarda che se voti per quello, che tu so che volevi votare per quel candidato, ma guarda che quello poi ti alza le tasse. Come no? Uno lo prende per vero, si fanno le famose bolle, le chiamano proprio, o le echo chambers, cioè delle camere d'eco in cui tutti quelli che stanno in questa bolla, che viene facilitata dai social, cioè quando un social, un Facebook vi manda una certa informazione in base ai like che mettete, in realtà voi vi ha profilato e cerca di mandarvi sempre informazioni che sono congeniali a quel gruppo, mantenendo quel gruppo chiuso. Quindi tutto sommato finisce che manca il confronto democratico e dicono ognuno quello che si vuol sentire dire, dicendo che magari in base a chi paga quella campagna, screditando l'avversario a fronte di quello che invece deve essere eletto. Questo chiaramente poi alla fine, lo dico con molta trasparenza, poi non è che i voti non sono veri, ma sono chiaramente manipolati. E in particolare quello che prima ho saltato per farvi vedere, questa è una slide che è confermata, quindi non è, di come i gruppi collegati a Donald Trump, a Steve Bannon, voi ricordate quello zicoso, e altri che quasi tutti, tra l'altro Nigel Farage, vi ricordate che quello che ha detto no, dice: noi risparmiamo 300 milioni al giorno di sanità se usciamo fuori dalla cosa, e poi dice: no, ma io scherzavo, no? E così via. C'è tutto un legame, c'era Cambridge Analytica, che ha fatto in modo che molti fossero indotti a votare Leave con la Brexit. Quindi il fatto che ci siano delle manipolazioni ormai è assolutamente verificato. Dopodiché chiaramente la controaffermazione è chiaramente, però uno deve anche, se uno piano piano queste cose le capisce e cerca di pensare con la propria testa, poi è lui che vota. Però resta il fatto che specialmente nelle persone meno oculate, con meno cultura, aggiungo io, e meno voglia di stare attenti a queste cose, è facile manipolarli. Quindi quindi i social, ci sono un sacco, adesso devo correre perché invece sta andando un po' troppo lento, ci sono un sacco di idee, se regolamentare i social. In realtà vi dico subito che al di là di alcuni tentativi c'è molto poco che si possa fare se non il singolo, anche perché, quindi, scusate se corro, ma
purtroppo ci sono già anche delle iniziative che hanno fatto di autoregolazione, forse l'avete sentito, che si sono riuniti i famosi GAFAM, hanno capito loro stessi che non poteva andare troppo avanti così, facciamo un codice di autoregolamentazione. Questi, è difficile che loro si autoregolino, perché in realtà, ecco, questo è importante vedere queste cose qua, in realtà i social sanno benissimo chi sono gli odiatori, chi sono quelli che fanno cyber, sanno tutto, solo che il successo dei social è basato su quanto la società è polarizzata, cioè buoni contro cattivi, noi contro loro, io che odio te, perché così c'hai un sacco più di... quando uno insulta qualcuno c'ha molti più likes che non, fateci caso, uno dice sì c'ha ragione, ammazzateli tutti. Quando uno dice una cosa sensata è difficile quando dice sì vabbè trovo qualche oculato, quindi loro in realtà si basano su questa, sulla polarizzazione, più utenti c'hanno e più sono capitalizzati, e quindi perché dovrebbero tagliarne qualcuno perché dice questo è uno che non fa, che fa hate speech, fa odiatore, perché lo tagliare? Quello poi è un utente e quindi fanno finta di nulla, e la capitalizzazione è basata su questo, e poi vogliono i dati personali, per cui come fai a dire che i social media lo fanno da solo? Tanto è vero che si parla sempre del fact checking, in cui i giornalisti dovrebbero chiarire, la cosa è molto difficile perché dovrebbero vedere caso per caso, ha un costo enorme, e come dicevo in realtà le piattaforme, se volessero, sono perfettamente in grado di filtrare chi non lo fa. Tanto è vero che chi di voi avesse seguito recentemente, è stato proprio non ho fatto in tempo a vedere a mettere il link perché l'ho perso da qualche parte, ma proprio recentemente i dipendenti di Facebook si sono rivoltati un po' contro il management, perché il management, avete seguito che nell'ultima campagna americana, che sta, insomma, sta un po' dimostrando un po' di limiti, mettiamola così, anche come serietà, c'è state delle esagerazioni veramente, per cui a un certo punto Facebook ha messo in ordine, e anche Twitter hanno messo a mezzo delle regole di autoregolamentazione molto più serie, e cominciavano a bannare, a mettere alla berlina quello che non andava messo. Dopodiché le cose sono andate meglio, dice adesso torniamo a prima, allora dice ma perché, scusa, ma se siamo in grado di conoscere le cose, perché non le facciamo? I dipendenti stessi hanno detto ma siamo più seri, quindi in realtà è un discorso controverso, ma se le piattaforme, non i famosi GAFAM, non si mettono d'accordo, si può fare molto poco. Ricordate quante cose accadono in un minuto, come fa uno ad andare appresso a tutte queste cose qua? Lavoro l'abbiamo toccato, lo ritocco facilmente. Una volta si pensava, arrivano i robot e io non lavoro più. Sì, bella cosa, in realtà i robot spesso tolgono posti di lavoro, infatti come ha detto subito all'inizio Roberto Reale, nel medio tutte le ICT, le tecnologie tolgono posti di lavoro, specialmente i meno specializzati, non c'è nessun dubbio. Poi però chiaramente per quelli più formati si aprono nuove opportunità, si parla di 5 posti nuovi su internet a fronte di 2 persi, quindi in realtà da qui a se sopravviveremo, se i nostri figli, perché poi insomma no, quelli che devono preoccuparsi di questo per i prossimi 5-10 anni, probabilmente saremo molto meglio di prima. Però intanto in questo momento molti lavori scompaiono chiaramente. E poi ci sono le famose piattaforme che in realtà fanno a volte cose al limite dello sfruttamento. Sto parlando dei vari Fedora, Amazon, Mechanical Turk di Amazon e quant'altro, no? E quindi ci sono parecchi, ecco, prima ecco qui, l'avevo messo dopo, no, allora ecco, questo questa è la vecchia versione, questo pensavo di averlo tolto, comunque vabbè, quindi bisogna stare attenti perché in realtà dopo le cose potrebbero andare anche molto meglio, ma all'inizio bisogna stare attenti che non ci sia nuova discriminazione e nuova precarietà, tant'è vero che adesso sapete molto bene che molto spesso sono le piattaforme, no? Quando sentite che Amazon o Fedora o quello che ti manda o Uber, tu tramite SMS o tramite WhatsApp ti dicono devi andare in quel posto, oppure sei licenziato, oppure qua è la piattaforma che ti assume, la piattaforma che ti licenzia, la piattaforma che dice quello che devi fare, e tu hai molto poco potere contrattuale. In realtà poi ci sono dei lavori espliciti, quindi quello che sono i lavoretti cosiddetti, li chiamano la gig economy, e sono almeno sono lavori, sono piccole cose che vengono fatte. Poi invece c'è stato il lavoro implicito, che è quello per esempio di cui parlavo prima, quando voi mettete un video su YouTube voi state portando ricchezza con valore a YouTube e lavorate gratis, quindi quello famoso
avete presente quando quello si chiama reCAPTCHA, quando vi dicono vediamo se sei un robot, quanti semafori vedi in queste cinque cose, no? E tu, voi in realtà state addestrando con l'intelligenza artificiale di delle macchine che non riescono bene a capire bene cos'è, e voi li aiutate a addestrare, quindi è tutto lavoro digitale implicito. E questo, per esempio, è quello che purtroppo accade in molti posti. Questa è l'India, dove c'è questa povera crista, anche lei che ha gli occhi a mandorla, che deve mettere, c'ha una serie di tablet in cui lei fa così sempre per mettere like, perché sapete che più like mettete, più il ranking aumenta. Quindi ci sono un sacco di roba collegata al lavoro che in realtà è molto molto delicata. C'è il caporalato, avete sentito tutti i discorsi di Uber Eats, eccetera, che dice abbiamo creato un sistema per disperati, le intercettazioni vengono addirittura sotto caporalizzati, no? Il discorso che finalmente Justit recentissimamente ha fatto il primo accordo con i rider e li considera lavoratori dipendenti, quindi sono tutelati, e addirittura gli dà pure i mezzi per lavorare, mentre in genere fino a oggi è tutto, devono fare loro. Tant'è vero che questo è un grosso punto di domanda, perché dice ma come? Io c'ho ne parliamo dopo, ma dice una volta si diceva che uno era imprenditore quando c'aveva la proprietà dei mezzi di produzione e si prendeva il rischio di impresa. E questi hanno due cose, però sono considerati l'ultima ruota del carro, quindi c'è qualcosa che non va, c'hanno sia il mezzo di produzione, la bicicletta, sia il rischio di impresa, che se per caso si ammalano non lavorano. E quindi arriviamo all'etica, quindi diciamo ancora un quarto d'ora e ho finito. E come dice, torniamo al grande Rodotà, che non è mai abbastanza compianto. Io l'ho seguito molto e devo dire aveva un modo di lucidamente percepire il futuro che era una cosa incredibile, e che diceva ovviamente, ma questo diceva nel secolo scorso, non tutto quello che la tecnologia ci permette è ammissibile come politica e giuridicamente accettabile. Tant'è vero che per esempio, ecco qui torniamo a quello che diciamo prima, non dite mai, ma questo lo diceva sempre, non fatemi sentire, facciano pure, io non ho niente da nascondere. Tu non sai mai come viene decontestualizzato quello che i dati che ti prendono e come vengono rivoltati contro di te. E lui aveva previsto in un libro del 96 tutto quello che sta accadendo sui tracciamenti, aveva previsto la rete, come se, la rete stava all'inizio, internet, diciamo il World Web, web del 94-95, quindi voglio dire era all'inizio, ma lui aveva già capito dove andava a finire e aveva visto tutto quello nel libro Tecnopolitica, tutto quello che stava accadendo. E in più diceva pure che quando si parla di sorveglianza sociale, sì, state attenti che noi diventiamo un corpo pieno di sensori, che alla fine sì, va tutto bene, ma il guinzaglio sociale, come lui elettronico, diceva, confligge con la dignità. Tu sei al guinzaglio, in realtà sei convinto di essere libero, ma sei al guinzaglio. Questa è la cosa tipica delle implicazioni etiche dell'internet delle cose, come diciamo, le cose giuridiche, no? Se c'è una vettura senza conducente che c'è una bambina, faccio vedere subito dopo, che attraversa la strada e deve buttarsi sul marciapiede dove stanno alcuni pedoni, che scelta farà? Questo è vero anche per un umano, ma ci sono delle responsabilità. Lì di chi è la responsabilità in base a quello che succede? Capite che ci stanno problemi seri, e questa è quella, anche questa è la cosa tipica che si fa sempre vedere, che la macchina attraverso il riconoscitore di immagini riconosce la bambina, attraverso quell'intelligenza, veramente quella di cui parlavo, se vi ricordate, quella vera, quella cognitiva che stava all'ultima ruota, all'ultimo coso in basso, e deve in qualche modo capire e decidere da farsi. Vabbè, lasciamo perdere. Questa è una cosa molto tipica del fatto prima, in realtà questo è interessante, l'effetto halo, o che dice praticamente che tu dici una cosa buona o cattiva in base all'idea che se è famosa o meno, o se è ragionevole o se è realistica o meno. Quindi in realtà la cosa questa è accaduta, e questa è una tipica applicazione dell'effetto halo, in cui ci stanno le polizie di questi stati. Questo è già di qualche anno, se andate a vedere da qualche parte, questo è il link, è qualche anno che c'è sta a fare. In questi stati usavano le tecniche di intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato per decidere, in base al rischio che avevano queste persone di delinquere o meno, che pena dargli, se rimette in libertà o non. E la cosa buffa è che ovviamente quello si chiama il cognitive bias, il bias cognitivo,
che il programmatore mette nell'algoritmo, ancora una volta, è la persona che dice. Tipicamente chi delinque è un nero, perché il nero è quello più povero, eccetera. Allora, il rischio che questo povero Bernard Parker, non so se poi è povero o no, ma arrestati tutti e due, vedi, tutti e due sono stati arrestati per cocaina, ma uno era considerato a rischio 3, un altro a 10, era, diciamo, al di là se questi sono i casi che corrispondono a questi dati o no, ma la cosa interessante è che rimettendo in libertà in base a quello che l'algoritmo gli diceva, in base al bias che aveva, alla polarizzazione di partenza, questo se è nero per me delinque di più, guarda caso quelli che sono stati considerati alto rischio ma che poi non hanno delinquere al passato, non delinquono più in realtà sono in maggioranza neri rispetto ai bianchi, mentre quelli che sono stati classificati a basso rischio invece si mettono a ridelinquere, sono maggioranza bianchi rispetto ai neri, allora in queste zone. Quindi era per dirvi come il bias cognitivo, cioè il fatto che uno già mette nell'algoritmo delle idee più o meno giuste, famoso halo effect di prima, poi influenza il comportamento dell'algoritmo. Altro grosso problema di etica negli algoritmi. Abbiamo ottenuto attraverso i vari, già adesso questo comunque qualunque sia la macchina, si chiama human in the loop, cioè avere sempre qualunque sia la decisione, non può essere un algoritmo senza un intervento umano. Tornando al discorso di prima dell'assegnazione degli insegnanti alle scuole, oggi non dovrebbe essere, poi va a vedere se poi viene rispettato o meno, possibile che uno viene mandato da una parte e nessuno sa esattamente perché è accaduto. Una persona deve esserci che è in grado di spiegare l'accaduto. La cosa molto, molto interessante è questa del giudice robot, che anche lì la Cina, che in questo campo purtroppo, aggiungo io, perché comunque la Cina, con tutto quello che uno può dire se è pro o contro Trump, ma la Cina, l'America, con tutte le sue cose un po' ridicole che sta facendo ultimamente, è una grande democrazia. La Cina un po' di meno, mettiamola così, e quindi se la Cina acquista molto spazio in questi campi, io non mi sento molto tranquillo, devo dire la verità. Comunque loro sono molto, molto avanzati, sia nel 5G, come vedremo nel prossimo seminario, sia nella robotica e nell'altro. Quindi loro già usano dei robot, che poi non è fisicamente un robot fatto con sembianze umane, può essere qualunque strumento che non fa sentenze, però ricerca in fretta nella banca dati verdetti simili, quindi fa quello che farebbe l'umano molto più in fretta. Tornate al discorso dello stupido molto, molto veloce. E tant'è vero che addirittura hanno fatto l'anno scorso un servizio online per le piccole controversie, che uno si collegava e andava, e un giudice più o meno, chiaramente era per un arbitrato, se non bastava si andava dal giudice vero. E quindi praticamente c'aveva il primo giudice robot al mondo che è dotato di intelligenza artificiale. L'Estonia ha annunciato, poi in realtà si è un po' fermata, e noi in realtà abbiamo un anno fa circa è stato detto che stanno cominciando ad avere dei processi più rapidi, cercando appunto di, sacrosanto, di informatizzare meglio le cose e fare in modo che invece di avere i faldoni tutto viene ricercato automaticamente a livello informatico e correlato con quello che serve. Ovviamente stiamo molto indietro, anche perché è vero che c'è molta burocrazia, ma capite bene che su questo argomento bisogna andarci coi piedi, non di piombo, di più, perché basta un niente, ecco il famoso discorso della cyber security, e qui succede il macello. Quindi in realtà sta cosa, stiamo anche noi non avanti come altri, non è che sono tanto dispiaciuto in questo campo di stare un po' indietro, che non vuol dire che sia contento per quello che accade, però insomma, io dicevo boh. L'altro caso invece che è molto utile, questo anche quello stanno già applicando, è che, tornando ai famosi termini d'uso, quando voi dovete scaricare qualcosa, no? Chi è che legge le condizioni di contratto? Vi sfido tutti quanti voi che state a sentirmi, se ci siete ancora, perché io vedo solo le mie slide, chi legge i termini d'uso? Praticamente nessuno. Tra l'altro, così voi cliccate, i fornitori che magari hanno fatto delle termini d'uso da cliccare, che erano anche illegittimi, intanto lui me l'ha dato il permesso, quindi chiaramente è tutto fatto un po' perché, in cambio del fatto che è gratis, discorso di prima, tu dici di sì a tutto. Tant'è vero, hanno fatto uno strano esperimento, ma questo mi dicono che è vero, quindi ho verificato, che hanno fatto un paio d'anni fa una cosa a Londra, che dice: vuoi 30 minuti gratis?
in una certa pagina dei terms and conditions c'era scritto: vabbè, tu mi chiedi il tuo primogenito per avere 30 minuti. Io dico: ok, accetto. Pensate quanta gente. Ecco, in realtà qui ci sta pensando, c'è già un progetto, anzi più di uno, in questo un robot avvocato che ti dice non firmare nulla, perché legge in tempo reale tutti i terms and conditions e, facendo una correlazione con quello che dovrebbe essere con la direttiva sulla protezione dei dati e quant'altro, dice firma o non firma, quindi dai il click o non dai ok. Quindi tutte cose, ecco, queste cose qua potrebbero essere facilitate, sono il lato positivo dell'intelligenza artificiale, tant'è vero che nel gruppo del High Level Expert Group, il gruppo che ha fatto la Commissione Europea, tra cui persone e personaggi molto noti, tra cui Luciano Floridi, che è un grande filosofo italiano che insegna a Cambridge, poi ci stanno Ugo Pagallo, tutte persone, io ne conosco parecchi di questi, molto molto bravi, si sono inventati il discorso a partire dai famosi principi della bioetica, che appunto vuol dire che un essere umano deve fare del bene, o quantomeno non fare del male, deve essere autonomo e avere giustizia, sono i quattro principi della bioetica, ci hanno aggiunto quello della esplicability, cioè hanno un nuovo principio diciamo giustificativo per l'intelligenza artificiale, inventando quello che chiamano XAI, Explainable Artificial Intelligence. L'algoritmo deve essere spiegabile e accountable, cioè e capire chi l'ha fatto, qual è il processo e come può essere interpretato. Ripeto, questa è una cosa che è facile a dirla, meno facile a farla, perché in realtà si passa quindi da quello che oggi viene detto il black box, che tutto sommato è la scatola nera, ma vuol dire anche che è totalmente opaca, ha un white box in cui io devo capire dentro quello che succede, come dentro i bit si vengono messi. Come dicevo prima, purtroppo il programmatore ha tutti gli strumenti per dare l'impronta dell'algoritmo che vuole. Prima vi ho fatto quell'esempio, no, con i test, con i dati, con i dataset, e vi ho detto che l'algoritmo lo sceglie il programmatore, poi lo ottimizza, lo cambia. E lui lo sceglie in base a dei criteri, a dei bias, come vi ho detto, che deve cercare di non avere a livello di etica. Però tipicamente più io voglio spiegare perfettamente l'algoritmo e meno purtroppo l'algoritmo è efficace e efficiente. Quindi questa è un tiro alla fune in cui si cerca di salvaguardare i principi di efficacia e di efficienza col discorso dell'etica. Poi c'è un'altra cosa importante, ho quasi finito, mancano una decina di slide. Ecco, in realtà, prima già ve l'ho detto, in realtà i famosi GAFAM si beccano tutto, nel senso che in teoria l'innovazione tecnologica è nata come quella che doveva contribuire al benessere di tutti e ridurre le diseguaglianze. Sono aumentate. In realtà alcuni ricchi, guarda caso, 3 delle 8 persone che nel 2016, oggi è ancora peggio, possedevano metà ricchezza mondiale, 3 delle 8 erano i capi di Google, di Amazon e di Apple. Nel 2010, quindi all'inizio di questo rally di internet, diciamo delle applicazioni, delle piattaforme, erano 388, cioè che avevano la metà della ricchezza, sono diventati 62 nel 2015, 8 nel 2016. Quindi chiaramente si sta concentrando nelle mani di questi il grosso della ricchezza mondiale. Prima vi parlavo della che sommati fanno il fatturato della come capitalizzazione è quinto al mondo, e come PIL reale proprio fatturato è come la Svizzera. Andiamo avanti, e qui dei dati che possono richiamare quello che ha detto Roberto all'inizio, questi dati un po' vecchi, tant'è vero, guardate qui sono i dipendenti. In realtà io avevo sentito, non l'ho letto quell'articolo, avevo sentito in un servizio di un paio di giorni fa che questi 650.000 erano 850.000, ma comunque so sempre Amazon è l'unica che ha una presenza meno intensiva finché non li sostituisce con i robot, cosa che sta facendo, i robot quelli veri, no, quelli che prendono, già oggi lo sta facendo, però almeno c'ha 850.000 dipendenti, gli altri c'hanno quasi nulla, guardate, c'hanno proprio pochissimi dipendenti a fronte di fatturare, e loro sono capitalizzati, queste cose qui, 3.500 miliardi, e in tutto, due anni fa, impiegavano 1 milione di dipendenti, nulla. Quindi per rispondere
al quesito iniziale di Roberto Reale. Al momento il grosso capitalizzazione in mano a cinque enti che impiegano pochissimi dipendenti, quindi il grosso dei dipendenti dei lavoratori al momento a fronte di quelli che poi in realtà sono delle altre cose meno importanti singolarmente ma comunque importanti, tutte nuove cose di brokeraggio, per carità qui non ci stanno, però comunque non impiegano tanti dipendenti a fronte di quelli che al momento vengono espulsi dal mondo del lavoro, quindi altro problema importante che va finto. Quindi questo è quello che abbiamo detto, questo in realtà era quello, se avevo il tempo di far vedere il coso, ma non ho il tempo e quindi purtroppo devo saltare perché il tempo è quasi finito. Parlavo dei robot kill, vi ho detto prima come funzionava. Comunque, ripeto, se andate sul sito del Centro Riforma dello Stato, CRS, trovate Robo Killer, il seminario del 25 ottobre, e lì c'è questo video, c'è proprio il link, se no ve lo faccio avere io, non c'è problema. Da qui nasce il discorso delle nuove leggi della robotica, che in qualche modo non devono, i robot, quando diventeranno sempre più intelligenti veramente, non devono in qualche modo essere un nemico del genere umano. Se ricordate le leggi di Asimov, dopo 80 anni, un robot non può negare danno a un essere umano, eccetera. Deve obbedire agli ordini impartiti e deve proteggere la propria esistenza purché non contravvenga le leggi precedenti. Lui in realtà ha detto vanno quantomeno aggiunte queste nuove leggi, che dice che i robot dovrebbero, robot e intelligenza artificiale, dovrebbero integrarli, non sostituirli. Quello diciamo, questo qua, no? Questo che faceva vedere prima, no? Cioè non è che lo deve cacciare via, deve aiutarlo ma non cacciarlo via, e poi in realtà non devono fingere di essere umani perché non sono umani, non devono essere usati per gli armamenti, non devono, quindi trattati internazionali che al momento ancora, da domanda mia specifica fatta a questo webinar, non sono ancora definiti in tal senso. In teoria ognuno può fare quello che gli pare, quindi è un momento pericolosissimo per gli armamenti con questi robot killer. E devo sapere chi è che li ha creati e chi li controlla e chi è il proprietario. E quindi facendo un po' un summary, queste sono le ultime slide, quindi non dobbiamo essere tecnofobici, non si può negare che la nostra qualità della vita è estremamente più semplice, è migliorata, ma dobbiamo stare attenti alle responsabilità sociali. Per esempio io devo dire, mi vanto di averlo detto per primo 4 o 5 anni fa, quando si parlava dell'obsolescenza programmata, e sapete molto bene che molti apparati, inclusi i nostri smartphone, tra pile incorporate che da un po' si rompono, il pin di attacco per caricarlo, che dopo 500/1000 volte si rompe, lo deve cambiare, che vuol dire buttare il telefono, ogni tanto addirittura c'è il rischio, o qualcuno pensa che sia anche vero, e qualche volta è stato vero, che quando vi fanno, mettono il software di aggiornamento, mettono una cosa per dire guarda, smettete di funzionare tra un mese. Quindi insomma sono delle cose che questo ha a che fare con l'etica, perché non è una cosa che un conto è che io lo voglio cambiare perché sono ricco e voglio un nuovo smartphone, un conto è che devo essere obbligato perché quello ha deciso che devo consumare. Abbiamo già parlato prima dell'imprenditoria, quindi al momento i cosi, i poveri rider c'hanno sia i mezzi al bicicletta sia il rischio, e quindi è tutto sulle loro spalle. Gli algoritmi decidono loro, no? L'algoritmo decide tu sei assunto, tu sei licenziato, e non cosa. È importante che ci sia human in the loop, cioè che alla fine ci sia il controllo umano, e c'è delle cose interessanti a mio avviso, anche se non piacciono a alcuni sindacati, a me mi sembra un'idea furba, poi però non conosco tutti i dettagli, che si sta pensando non tanto di fare, ecco, pensate al rider, che alla fine lui negozia direttamente via WhatsApp con la piattaforma, negozia, nel senso che la piattaforma è molto asimmetrica, lui non può negoziare niente, è così o te ne vai. Allora, invece che essere asimmetrico, che fa piattaforma singolo, perché non fare una piattaforma sindacale di cooperativa, che è lei che negozia con l'altra piattaforma e c'è più potere contrattuale? È una cosa che in parte si sta facendo, in parte no, però ecco, è chiaro che quello che è accaduto prima, che vi ho detto, di Just Eats, che hanno fatto un accordo tutti loro, tutto sommato, che li trattano da dipendenti, va in questa direzione, tutto sommato, cioè avere un blocco contrattuale che non è il singolo che deve subire, ma
è tutta una classe che negozia. E vi ricordo l'appello di Papa Francesco di circa un anno fa, proprio quello che parlava dell'algoretica, di un approccio etico agli algoritmi, quindi rivolto agli ingegneri che programmano le macchine intelligenti. Quindi dice, sono sempre più elevate le possibilità della tecnologia, e quindi gli ingegneri stiano attenti, tocca a loro creare farsi promotori di un nuovo campo dell'etica dell'algoritmica, quindi sta fondato il termine dell'algoretica, quindi stare attenti a fare algoritmi etici. In conclusione, quindi più o meno sono rimasto nei tempi, allora non bisogna aver fiducia cieca nell'intelligenza artificiale, ma comunque tutti questo brutto nome che però rende l'idea, tutti i portatori di interesse dell'ecosistema si mettono insieme e usino il buon senso più che non soltanto le macchine. Non bisogna avere fiducia cieca nelle macchine, né programmarle in modo che possano fare tutto, perché è pericolosissimo. C'è la necessità di nuovi criteri per valutare l'etica, per esempio, come ho detto prima, nel campo della guerra non ci sono ancora, ed è gravissimo. E quindi, per fortuna, come dicevo prima, io qui ho cercato di essere asettico, ma non ho aggiunto per fortuna, ma la vera intelligenza artificiale sono assistenti intelligenti, e la vera intelligenza è molto lontana, e speriamo che sia infinitamente lontana, perché non credo che sia un bel mondo in cui veramente quello che si vede nella fantascienza poi diventa realtà. E quindi bisogna vigilare, quindi riassumendo quello che ci siamo detti, che le varie decisioni dei medici, del lavoro, non siano prese unicamente da algoritmi, ma ci sia sempre un rapporto umano, che non ci siano i famosi bias cognitivi, quelli che appunto che fanno in modo che un algoritmo decida più perché quello è nero che non per la verità. Capire le motivazioni, quindi il famoso discorso dell'expendable artificial intelligence, e qui ho fatto proprio il caso dei docenti, ma può essere uguale per assegnare un alloggio, per dare un mutuo. Poi ci sono non sono solo numeri, l'intelligenza artificiale si basa su numeri, ci sono dei bisogni umani, delle emozioni, quindi contrastare il discorso prima vi parlavo, no? Del bubble, delle bolle, del pensiero unico, della profilazione, no? In gruppi chiusi, contrastare lo sbilanciamento tra piattaforma e individuo, non fare cartelli al di là, ricordate voi quando voi fate anche là, fateci caso, oggi di meno perché non si viaggia più, una volta cliccavate là, interessante, fammi vedere quell'altro, tornavate su quello, dopo due o tre clic il prezzo aumentava, perché l'algoritmo di intelligenza artificiale, che è molto stupido dall'altro, riconosceva che voi eravate interessati, allora vi aumentava il prezzo. Ecco, queste sono tutte cose che non hanno molto di etico, onestamente. E poi appunto la cosa più importante è che bisogna trovare il modo, non è facile e non so come, di girare il trend, che non è possibile che le ricchezze sono sempre di più nelle mani di pochi e gli altri sono fornitori di valore attraverso i loro dati personali. Quindi, come considerazione finale, ribadisco quello che ho detto all'inizio, che la rete non dimentica nulla, la rete ha tutti i vostri movimenti dentro, non si può spegnere, resta là, e se avete fatto una cosa pensando che fosse gratis, avete dato dei dati che poi potrebbero essere usati quantomeno per martellarvi commercialmente, quanto più per farvi costi peggio. Sul fronte del lavoro, occhio ai... E poi, ecco, stare molto attenti appunto al fatto che l'etica, che non sia tanto un ecosistema, cioè io faccio i miei interessi, ma si passi a un ecosistema. Tutti i portatori di interessi hanno... Tutti i portatori si mettono insieme gli altri. Dobbiamo evitare lo sfruttamento, il terrorismo da cybersicurezza, come prima abbiamo detto, le intrusioni sui sistemi di democrazia, di altre cose, le fake news, tutta roba che si può contrastare se tutti gli stakeholder, prima vi ho detto delle piattaforme, si mettono insieme e fanno massa per stare insieme. Oh, e qui faccio una parlo un po' contro la tecnologia, perché c'è stato un grosso, io da tecnologo, adesso dopo che nel dopoguerra è stato un enorme impulso al progresso tecnologico, e se guardiamo gli anni, non dico
gli anni 50 o 60, ma anche 70-80 ci sembra preistoria con le cose che sono oggi e non. Ecco, con i dati il valore delle informazioni assume un valore dirimente, per cui state anche un po' attenti, e questa è una vignetta per ridere un po', sui terms and conditions, cioè state attenti a quello che firmate e vedete a cosa serve quello, a questo gli chiedono di scrivere il nome sulla lavagna, dicono, ma prima perché mi dici a che te serve, come usi i miei dati? Dopodiché, e quindi bisogna fare la innovazione responsabile, cioè bisogna stare attenti che le tecnologie con le nuove cose che facciamo alla fine non vanno contro i diritti delle tutte le persone, e per questo motivo è importante che ci siano, come dicevo prima, oltre agli esperti delle tecnologie tecnologiche, quindi questo fa il paio con la prima slide, guarda caso è l'ultima, in cui è vero che bisogna fare codice dalle elementari, tutto quello che volete, verissimo, però contemporaneamente bisogna pure rispolverare le competenze sociologiche, filosofiche, di mentalità umana che ci faccia capire che, fermi un attimo, non è solo tecnologia, c'è pure un cervello umano che deve guidare e non essere guidato, altrimenti abbiamo delle persone molto brillanti, molto efficienti, bravissime a codificare, peccato che non sono in grado di mantenere una cittadinanza democratica. Per cui è molto importante, infatti quello che dicevano sempre, finisco con Stefano Rodotà, che al di là delle tecnologie, e lui era un grosso utente delle tecnologie, tra l'altro è stato il garante, il primo garante della privacy, sapeva quello che diceva? Sì, siamo homus numericus, siamo uomini digitali, contemporaneamente dobbiamo anche essere uomini degni, non bisogna piegarsi solo, dobbiamo essere consumatori, ma anche attori, in modo che siamo anche digitalmente intelligenti, ma anche eticamente responsabili. Quindi non dobbiamo essere luddisti, questa è un'altra, per ridere un po' dopo tutte le cose brutte che vi ho detto, facendo una vignetta con quelli che si opponevano alla nuova tecnologia della ruota perché rubava i posti di lavoro, non vogliamo ruote qua, non vogliamo essere luddisti, però bisogna avere attenzione all'etica di quello che facciamo. In tutto ciò finiamo con un bel detto per me che comunque racchiude bene quello che abbiamo detto, perché bisogna essere comunque positivi e stiamo lontani dalle persone negative perché hanno un problema per ogni soluzione. Con ciò vi ringrazio l'attenzione, ho sforato di 2 minuti, chiedo venia. Sono Giulio, 98 slide, giusto? Esatto, e qualcuna... Vabbè, molte erano delle foto e mi sono troppo allungato all'inizio. Io come al solito faccio sempre l'errore che all'inizio e poi dopo metto a correre. Non so se è presente il libro Peter Pan in Kensington Gardens, no? Quando lui a un certo punto dice io devo fare l'ultima gita in barca, poi l'ultimissima, ma poi l'ultimissima ancora. un po' così, no? Diciamo, sì. Le ultime 10 slide sono state... No, ma comunque a parte gli scherzi, grazie per aver concentrato tantissimo materiale, tantissimi spunti comunque in 1 ora e mezzo, che è davvero un'impresa, e grazie anche per aver citato più volte Rodotà, che per noi è un po' anche un faro, no? Non so se dal pubblico ci sono domande, se qualcuno è ancora... Saranno stessi, chiedo venia. Io avrei una domanda, ma magari ecco, verifichiamo un attimo se non ce ne sono dal pubblico. Ah, vedo Eva Veraviolo che ti ringrazia, dice contributo densissimo, estremamente interessante. E io invece ho una domanda a proposito della questione legata ai rider. Tu sì. Parlavi insomma della possibilità di istituire un sindacato, insomma, quindi di mettere in piedi delle contrattazioni di tipo tradizionale, se vogliamo, ma secondo te questo come si sposa invece con l'atteggiamento di molte piattaforme digitali, appunto come Uber in primis, ma anche tante altre, che esercitano tantissime pressioni anche in termini di lobbying per evitare che appunto il rider o magari il guidatore della vettura Uber sia considerato un dipendente. Hai seguito un po', no, le vicende, ad esempio, no, in California, in cui c'è stata la decisione della corte di assumere appunto
gli autisti in quel caso, ma la decisione poi è stata in realtà non soltanto avversata ovviamente dalla casa madre, ma addirittura dagli autisti stessi, perché si perdeva un po' in qualche modo la possibilità di accedere. Cioè, è chiaro che l'azienda fa balenare un po', no, la possibilità di lavorare senza eccessivi vincoli, e questo attira. Poi naturalmente gli svantaggi vengono dopo, no, in un certo senso. Come la vedi questa? Sì, no, lo vedo che la, no, lo vedo che è la costante lotta tra opposti interessi, che poi dipende dal grado di esasperazione o meno. Cioè, finché mi conviene preferisco essere libero e faccio come mi pare. Dall'altro, io per esempio, io andavo spesso a Londra perché ho il mio figlio, e lì tutte queste cose erano molto più avanzate già da parecchi anni, e parlando con le persone che ci portavano, cioè, no, io sto bene perché faccio un lavoro che mi consente, ogni tanto prendo 2 ore, faccio questo affare, e quindi la faccio e quindi riesco a arrotondare. Va bene finché il grosso delle persone è così. Quando arrivano a delle grosse proteste come quelle che abbiamo avuto anche qua, ricordate, anche quando hanno fatto sia con Uber, ma hanno fatto quelli di Foodora, cioè quando stanno delle cose in cui il grosso diventano persone che sono più precarie che altro, allora c'è una forza opposta che spinge al contrario. Adesso hanno fatto, come senz'altro saprai, come saprete, hanno fatto un accordo, l'OGL, no? Che ha fatto un accordo sindacale molto criticato dalle altre organizzazioni sindacali, al di là del fatto che l'UGL non era molto rappresentativa. Io personalmente non l'avevo visto malissimo, perché andava nella direzione. Poi in realtà loro, leggendolo meglio, ho visto loro si sono un po' arrogati il discorso di io rappresento tutti e quindi facciamo in modo che io tratto con voi, ma loro non erano iscritti. Però in realtà il discorso delle comunità, e so per certo perché ne conosco parecchi, che a livello dei ragazzi, io ne conosco un paio che quasi direttamente sono amici di miei amici, che hanno avuto problemi seri di uno è caduto, un altro eccetera, dopodiché finito, non ha nessun diritto, cacchi tuoi, cioè, a quel punto sai, dice, ma allora mi conviene, sì, mi conveniva se ci avevo stavo bene, ma quando sto male. Quindi come al solito è sempre un discorso di bilanciare opposti interessi. Io credo che ci arriveremo personalmente da questa parte dell'oceano, perché ormai è talmente, perché sai, in America è diverso, in America c'hanno proprio, in America la mentalità che tu devi avere la libertà di fare quello che ti pare è nel DNA, libertà che io devo pagare per la mia sanità e non devo pagare per altri è nel DNA, che devo poter sparare a uno che entra dentro al mio terreno è nel DNA, è così. Chi la conosce bene, io la conosco abbastanza perché c'ho un centinaio di timbri sul passaporto, e vede che là è diverso. Cioè, qui da noi uno dice sì, il ragazzo che deve andare lì, e tant'è vero che Justice, non è un caso, si è messo d'accordo con una comunità di ragazzi e li assume. Quindi non so rispondere se non come dicendo sono opposte posizioni, dipende qual è la forza più forte. Temo che non possa andare avanti troppo a lungo un discorso in cui tu ti appoggi unicamente a quelli che arrotondano, ma quando finché arrotonda ti conviene senz'altro, ma quando non arrotondi più e lo fai perché il lavoro è precario o quello niente, è un po' più difficile accettare che tu devi. Quindi se tutti quanti si alleano, dicono io non faccio sciopero, non faccio nulla, tu non assumi nessuno, o ti metti d'accordo oppure boh. Beh, sai, l'azienda però ha sempre una leva contrattuale molto forte, perché può sempre dire io in questo paese non ci sto. Certo, sì, no? Sì, ed è un po' quello che è successo in California. Esatto. Hanno minacciato di chiudere il servizio nel paese, e naturalmente tutti i driver, no, hanno sostenuto l'azienda, perché avrebbero perso comunque la possibilità di lavorare, per quanto in una forma di precariato. Beh, se pensi a quelli appunto di Uber, è stata denunciata questa, che faceva caporalato, questa addirittura, certo, si accetta nei posti, quindi nelle grandi città. Uno pensa che tutte cose che accadono in un'altra parte, già quando le vediamo che accadono con gli immigrati nel Salernitano, già ci indigniamo. Poi quando addirittura c'è la nostra concittadina che è morta per la lì, addirittura gli italiani, poi però sono sempre lontani. Quando vedi pure che nei posti, tra virgolette, ricchi,
in cui io ordino la pizza a quello che me la porta a casa, pure quello è precario, eccetera, allora è chiaro che ci sono per me delle... ripeto, non so rispondere perché io ho le mie sensazioni, ma lasciano il tempo che trovano. Diciamo che siccome oggi con la precarietà, tra l'altro il Covid accelera tutto, perché chiaramente nessuno sa bene quello che accadrà post-Covid, ma ci sarà, sono sicuro che ci sarà una totale riconversione di tutto quanto il sistema produttivo, cioè cambierà tutto quando sperabilmente presto ci in qualche modo questa pandemia verrà bloccata e ci sarà in qualche modo da riprendere l'economia, cambieranno i modelli. Io temo che per qualche anno sarà come il dopoguerra, la mia sensazione, cioè ci sarà un discorso di precarizzazione ancora maggiore di prima. Spero di essere pessimista, per carità. Allora i modelli cambieranno e se tutti i ragazzi non possono, anche quelli magari che non sono laureati in data science, che pare che è l'unica cosa che tira, non sanno, devono fare per forza quello, che fanno? Tutti quanti stanno lì a accettare il precariato? Non lo so, io penso che a qualche modo non è un caso che Justiz, che poi non è neanche una di quelle più grandi, abbia preferito fare un accordo del genere, perché sono scemi, forse hanno capito come potrebbe andare il mondo, però chiaramente io sto speculando come tu c'hai le tue sensazioni, io ho le mie, ma certo, lasciano il tempo che trovano, perché poi è da vedere come andare. Bene Fulvio, grazie mille, poi ne parliamo anche, Fulvio, quando vuoi, di appuntamenti ad hoc su questo. Quando vuoi. Grazie a tutti, io vi invito al prossimo episodio lunedì 7 dicembre con Raffaele Guerreri, che è il responsabile per la transizione digitale di Roma Capitale, nonché responsabile anche della Smart City, e parleremo ovviamente di Smart City. Bene, grazie ancora a tutti, buona serata. Ciao ragazzi, grazie, buonanotte. Ancora, ciao, grazie. Ciao a tutti.